Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale Dark Souls Remastered. Ho deciso di portarlo, dato che ho anche il 2 e il 3, perché giocando sulla 5, Dark Souls Remastered ha una grafica migliore rispetto a quando avevo la 4. Quindi andiamo a fare questo nuovissimo, cioè nuovissimo, questa nuova avventura. Per portarla sul canale con una nuova serie e andiamo subito molto easy, senza creare il personaggio, con gli daremo un nome e quant'altro e basta. Poi avvieremo la storia. Non ci gioco da una vita, come è la stessa cosa avvenuta per Bloodborne, ma Dark Souls Remastered per me è molto più difficile di Bloodborne. Quindi abbiamo la partita, luminosità va bene così, ok. Dunque, iniziamo con inserisci il nome del personaggio. Ovviamente io ho fatto 2 e 3 con il nome Kratos e quindi faremo Kratos. E anche il The Ring ho fatto con Kratos. Bene, poi sesso maschio, classe un guerriero, cavaliere. Allora, la vitalità, forza, destrezza. Allora, io mi becco il guerriero, questo è il livello 5, lui è il livello 4, vitalità, volontà 12, 13, 13. Il guerriero, tanto Kratos era un guerriero. Il dono, ci andiamo a prendere la chiave universale. Il fisico grosso, snello, molto snello, snello, grosso, molto grosso, no, grosso. Ok, spalle muscolose, eccolo qua, così. Ok, poi il volto rimane quello che è, i capelli va bene, gli occhi di Kratos, castano, grigio, dorati, sì, ma io manco li vedo, vabbè. Il colore della pelle. Personalizza. Allora, età giovane. Così, a metà. Sesso, è quello che è, maschio. I lineamenti. Accentuato, va bene così, capelli rasati, occhi, rosso acceso, ma scusa, neri, rosso acceso, ma io mica lo vedo sto rosso. Rosso acceso. Ah, ma forse, aspetta, non è che perché ho i capelli rasati? Castano chiaro, rosso scuro, dorati. Castano chiaro. Ma il colore della pelle? Modifica dettagli, allo viso, fronte, sopracciglia, altezza, sopracciglia, posizione, spessore. Sopracciglia,
Fossare sopracciglia. Alt. Ma che sta facendo? Ah, gliele fa. Ah, vedi? Le sopracciglia sono dove. Vabbè. Orbita. Attenzione, no, ah, va bene così. Occhi. Occhi. Dimensione occhio. Così. Spazio, rosso dell'iride. Verde dell'iride, blu dell'iride, vabbè, non me ne frega niente. Il naso, le guance, boh, mandibola, colore. Ma la pelle, dove cacchio è la pelle? Angoli, spazio verticale, inclinazione a tratti, spazio orizzontali, tonalità, carnagione. Eccolo qua. Ok, colore guance, setto nasale, carnagione, setto nasale, vediamo. No. Niente, colore guance. Ah, gli diventano più rossicci. No. Ok. Fronte, sopracciglia, occhi. Menziono, menziono, spazio tra le rosso dell'iride, verde e blu dell'iride. No, vabbè, questo è gli occhi, naso, guancia, bocca. La bocca. Dimensione labbra. Pienezza labbra. Angolo labbra. Spessore labbra. Va bene. Lasciamo così. La mandibola. Ok, più o meno, dimensionamento, altezzamento, larghezzamento. Ok, stretta. L'unica cosa è che non avrà, qua non abbiamo il tatuaggio. Qua non c'è il tatuaggio, comunque va bene, una cosa molto easy. Capelli, castano chiaro, castano scuro, blu, grigi, dorati. Ma mi fa vedere una cosa. Dorati, blu, rosso scuro, eccole qua, questi sono rasati. Ok, fatto. Accetta. Iniziamo il gioco così. Ok, ci siamo ragazzi. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons.
Sì, decisamente la grafica sulla PlayStation 5 è migliore. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. Il cavaliere nero e d'argento. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Seeth, the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Rimane sempre un capolavoro questo. Eccoci qua. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Siamo non morti. Allora, si parte, ragazzi.
Abbiamo una mezza spada rotta. Chiave della cella. Ok. Adesso qua ci saranno tutte le spiegazioni, visuale. Attacco. Se. Tre colpi per ammazzare un coglione di questo. Attacco potente con R2. La corsa. Aggancia. Addirittura 4 questo. Al falò. Eccoci il nostro primo falò. Il falò è stato acceso. Faccio riposo e poi usciamo. Ok. Adesso noi abbiamo la chiave universale. Non si apre da questo. La chiave universale la potete prendere con tutti i tipi di personaggio, tranne il ladro che già ce l'ha di suo. E quindi ora con il ladro la potete prendere un'altra cosa. Ok, qui arriverebbe adesso il primo boss, ma noi se ne scappiamo perché ci rompe il culo. Eccoci qua, lo affronteremo dopo il bestione. Altro falò, che non ho capito che senso ha aver messo sto falò qua. Prendi lo scudo, che non lo dobbiamo prendere qua, là. Questo bastardo mo ci lancia le frecce. Bastardo, dammi il tempo. Se la scappa. Guarda come scappa sto porco maledetto, eh. Spada lunga. Ok, che poi io lo scudo, no? La spada a due mani. Non lo uso nemmeno sto cazzo di scudo io, non l'ho mai usato. Dice perché? Perché mi fanno solo peso. Qui c'è l'amico che ci ha liberato. Balza indietro e rotola. Qua c'è la pietra. Scendi. E qui c'è il nostro amico. Moribondo. Sono vuoto ancora. Then I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Yeah. Regrettably, I have. But perhaps you can keep the torch. There is an old saying in my family: "Thou who art undead art, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to when thou ringeth the bell." Well, now you know. And I can. Oh, one more thing: an Estus flask. Ah, l'Extus. 5 fiaschette and this. e la chiave vabbè Now però I must bid farewell.
I would hate to harm you after death. And thank you. Ora ce ne andiamo. Usa oggetto, vabbè, col quadrato. Ma lui muore. È morto. Poveri. Dunque, questa è la porta che ci riporta al falò. Ehi, bastardo! La chiave che ci ha dato lui. Un pugno d'arma a due mani, già l'ho fatto. Vabbè, il calcio. E poi no, mi metto in vita i nemici, e questo si sapeva. Ok. Ehi. Queste cazzo di frecce. Attacco in caduta. Ok. Crepa. È chiuso. E quindi, cioè, scusa, non era la chiave universale? Non è, non ci serviva qua. Apre qualsiasi serratura base. No. Allora, una serratura base. Vuol dire che qua ci serviva un'altra chiave. Allora, qui c'è il boss. Sfondato. Vai bastardo. Ehi, che cazzo? Tre. Chiave del pellegrino. E l'umanità. Ok. Adesso. Apri qua. Ben fatto, continua così. E qui adesso andremo al vero luogo del gioco. It is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Nella terra degli antichi lord. Lordran. Lordran. Eccoci qua. Boom. Grazie al passaggio. Ciallaccio malefico. Aumenta di livello e riavviva la fiamma al falò. Ok. Essere vuoto. Ok. Torna umano. Nessuna umanità. Come nessuna umanità?
pace, umanità, USA. E siamo tornati umani, no? Ah no, ancora no, qua. Torno umano. Abbiamo pure 10 fiaschette adesso. Ok. Riavviva la clan, non possiede nessuna umanità. Perché le fiamme si potenziano. Ma più si potenziano, mi ricordo, e più fiaschette Estus ci dava. Va bene. Ah no, devo farmi il livello. Avanza di livello. Dunque, innanzitutto la vitalità, che ce ne serve parecchia. La stamina. Forza e destrezza per il momento, va bene. Quindi abbiamo 13, 13, 13, 13. La resistenza che serviva? Aspetta un attimo, eh. Difesa, resistenza a veleno. Spiegazioni. Attribuo potenziare la difesa e la resistenza. Ok. Sì, allora facciamo 12, 13, 12. Ok. Via. Qui ci abbiamo il nostro primo tizio. Well, what do we have here? Sì. Let me guess. Fate of the undead. But there's no salvation here. You'd have done better to... Well, since you're here... Esci che ti aiuti. Actually, le campane. Two bell, one's up above in the undead church. The L'altra più lontana. Basta le rovine, la base si campana. And something happened. Not much to go on. But I have a feeling. So, off you go. It is... Dicevi altro? Sulla chiesa della carica è rotto. Dovrei salire le scale fino alle rovine e accedere al borgo di non morto tramite il corso d'acqua. E basta. Ok, altro? Ok, ciao, finito. Allora, da qua sotto si va pure. Qua c'era... Ecco qua. Potenza... Ah! Hai bisogno dell'animo guardiana per potenziare la Estus. Ok, parla. Lei non può parlare. Ok, questo ci potenzia la peschetta Estus. E poi qua sotto sì, si scende e si va in un'altra zona, ma ci andremo in un secondo tempo. Noi adesso possiamo fare qua vicino, c'è il coso, tre umanità, ma l'umanità cosa è nato? Non possiede nessuna umanità, ma come non ce l'ho? Ah già, aspetta, io ogni volta mi dico questa uso ed è una, quindi avendone una non può arrivare alla lama senza il rito segreto. Ok, dobbiamo trovare un'altra cosa per riavvivare le fiamme. Noi dobbiamo andare da lì, però prima facciamo un bel giretto qua. Per raccattare un po' di roba. Bomba incendiaria. Qua c'è un altro personaggio. Hello there. I believe I am Petrus of Thar- Petrus. Have you business with us? If not. I prefer to keep a distance. Cioè, non mi dicevi? I realize that I have requested, but I also want you to know
that it is not me. Here, take this. No, go ahead. Moneta di rama. Vabbè, per il momento il tizio non ci dice niente. Anzi, c'era una, se non sbaglio, un ascensore, no? Qua c'erano due che ancora manco c'è. Non c'è ancora. Cioè, l'abbiamo da sopra, scendiamo sotto. Anime. Com'era il salto? Così. Vediamo se mi ricordo. Bene, così. No. Qua siamo dalla parte di sopra. Là c'è l'uccellaccio che ci ha portati qua. Ma io devo salire qua sopra. Che mi... Come cacchio facevo a salire? Non ricordo. Quella della parte di sotto. Forse dopo. Là dentro si entra. Mi ricordo che si entrava. Vabbè. Quindi dov'era? Dov'era l'animella che ho visto da sopra? Ah, lascia dall'altro lato. Qua? No. Non c'è niente. Una statua di una donna fatta intagliata nel legno con un bambino. Cioè, questa qua, io con la PlayStation 4, più che la vedevo così. Il gioco è quello che è, c'è la meccanica, i movimenti, però a livello di grafica io onestamente lo vedo molto meglio qua. Poi qua sopra c'è l'uccellaccio, là c'è l'altra animella. E se andiamo a PA. E adesso qua dove sto andando è una zona dove non è che qua c'è da correre, perché c'è da raccattare un po' di roba, però ci sono gli scheletri e ci sfondano gli scheletri, quindi noi dobbiamo fare tutto de corsa, perché gli scheletri ci spaccano a due. Che se non sbaglio c'era un'arma che si può prendere veloce veloce, però eccola qua, poi se la dobbiamo filare. Ah, cazzo, avete visto? V
Via, 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 via. Poi c'è quell'altra da prendere, ma lo veniamo a prendere più tardi, Devo riposarmi sul falò. Ok. Quasi tutto ritorna come prima. Devo riprendere quell'altra che è rimasta. E basta. Poi la spada. È una spada che speriamo che possa già equipaggiare. Ci aiuterà. Sembra veloce. Vedete, non gli faccio niente. Loro ci sfondano, ci cacciano a metà vita con un colpo. Vieni, guarda, niente, ma proprio via, 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 via. Ci spaccano il culo, non è il momento. Ecco qua. Via. Abbiamo preso quello che dovevamo prendere. Poi. Uso oggetto. Ok. Uso oggetto. Ok. Quindi così ci possiamo potenziare un altro po'. Poi la spada. Ecco qua, 130, ma pesa 10. È molto pesante. La lancia alata pesa 4,5. Però io voglio prendermi questa. Vediamo. Armatura 101. E non la possiamo usare, secondo me. Guarda là, 25. Come mai? Cosa ci vuole? Perché non la... mi dà 25? Riduzione danno, critico. Perché, scusa? Meno 105. 80 più 21. Riduzione 70. Cioè, 101. Peso 10. Ma perché non me la fa fare? Dico, ah, spadona pesante, un bandito, due mani, una forza disumana, la forza! Quanta forza ci vuole? Scusa, 24, cazzo, noi quanto siamo di forza? 13, ci vuole tempo. Però questa è un'arma che se noi... avanzamento di livello, forza ce ne fa fare solo uno. Vabbè, per il momento va bene. Allora, vitalità, stamina, forza, destrezza e resistenza. Per poco, mi serve uno sputo di anime. Quindi iniziamo. Vediamo se c'è qualcosa. No, c'è nient'altro. Abbiamo preso tutto. Qua c'è tanto amichetti nostri che ci daranno un po' di animelle. Qua c'è quel bastardo. Abbiamo preso pure l'anima. Ehi! A cazzo! Via. Ok, andiamoci a fare un altro livellino di forza. C'è qualcosa? No. Avanza di livello. La forza. Via.
Oras. Adesso ci andiamo a fare là sotto. Là, mi sa che c'è un anello. Non vai a fanculo. Bene. Che sicura pure. Mo ti vengo a sfondare il culo a te che questa cazzo di bombetta qua. Hai finito di rompermi le spalle. Oh! E guarda. Ok. Devo andare là sotto. Prima. Andiamo qua. Altra anima. Ma devo andare là sotto. Sperando di non crepare. Cioè, avevo volato sotto. Bene. Beh, piano piano, Kratos. Bravissimo. Anello del sacrificio. Questo anello qua, se equipaggiato, non ci dovrebbe far perdere. Senza perdere. Ok. Ma l'anello si rompe. Intanto lo mettiamo perché, se dall'inizio, non voglio rimetterci manco una fottutissima anima. Guarda là che già stavo cadendo. Alla capriola siamo saliti, oh. Ok. Topastro. Che cazzo di topi ci infettano di veleno, non ho niente per curarmi. Non si apre da questo lato. Ok, siamo arrivati. Borg dei non morti, la nostra primaria. Ok. C'è la nebbia. Bastardo. Sì, che poi qua ti seguono. Loro ti seguono all'infinito, eh. Cioè, se ti vedono a disagio, quelli fanno tutto un percorso e ti seguono. E noi pensiamo di essere solo, invece poi ti ritrovi i rompicoglioni. Allora, qua c'è la nebbia. Vabbè, mo ci andiamo. Mo andiamo prima di qua. Animelle, come al solito, non ve le conservate. Si usano sempre. E tanto ne prendete a gogo di questa cazzo di ama. Ma che fa? Questo è morto solo, io manco t'avevo toccato. Ma ha toccato lui a me. Guarda quello appeso. Appese. Sciarpame che non serve a niente. Ok.
Sento ancora passi. Saranno di sopra. Ok. Umanità. Ah, eccolo qua il deficit. Non ci ho preso. La nebbia. E qua siamo saliti. Scusa, c'è un fottutissimo qua. Da dove cazzo si andava? Da dove si andava là? No, qua si muore. Ah, qua. Eccolo qua. Ok. Ah, questa si rompe da sopra, capito? Torniamo su e andiamo sulla nebbia. La nebbiolina, la nebbiolina. Con il salto ci arrivava. No. Perché là si va pure. Ma non mi ricordo. Non ci arrivo. Però era col salto, era. Cazzo, non ci arrivo. Niente. È il drago rosso. Vedete che sono aggressivi? Sti rompicoglioni? Guarda quel bastardo! Aspetta, aspetta, sto venendo. Figlio di puttana. Ok, qua c'è il falò. Qua sotto. Venite, cari. Bene. Qua era forse dopo quello dicevo io che si rompe. Esattamente. Qua ce n'è un altro nascosto. E qui c'è un mercante. Well now, then you are a welcome. I trade for souls. Tutto in vendita. Allora, questa. Polvere riparante.
Quanto cazzo vuoi? Dieci. Ah, 500. Impedisce il recupero di Estus in un'area. No, vabbè. Ah, spugnale, spada corta, scimitarre, stocco. Accetta, mazza semplice. E pesa 3. Randello rinforzato. Allora, la mazza semplice 2,50, 87. L'arco. Allora, l'arco. Quanto cazzo vuoi per l'arco? 1000, no. Il randello. C'è questa qua. 150, ok. Le frecce. Ah. Elmo di maglia. Armatura in maglia. Solo che io non so. 5 800, 5, allora, 1000, 1008, 2003. 2003. Thank you kindly. Prego, prego. Allora. Ci aumenta e ce la mettiamo. Qual è il problema? Che qua non vende un cazzo, cioè lui non compra nulla da me. Vabbè, comunque, allora la spada 250, 190. Ok, dura 2,50. Ecco. Buonandissimo figlio di puttana. Ah. Saliamo. Ah, qua, da qui salto là. Ecco qua. Balestra e dar di balestra. Era meglio l'arco, però. E qua torniamo sotto. Ecco qua. Perfetto. Visto? Abbiamo fatto tutto il giro. Abbiamo fatto secchi tutti. Sta porta. Scudo di legno. Qui ci stanno altri personaggi. Ecco, cazzo, no, no, figlio di troia, cazzo, ma manca il falò acceso io, ma da dove cazzo mi fa ripartire?
Ah, le anime ce le siamo risparmiate, però, visto, grazie all'anello. Vabbè, tanto a me mi dovevo, come dire, potenziare e fare l'avanzamento di livello. C'ho le anime, aspetta. Perché tanto, come primo episodio, diciamo che va bene, ragazzi. Uso oggetto, ok. Uso oggetto, ok. Mo siamo morti. Torno umano, no? Non sei un essere vuoto, come no? Ah, perché non ho perso le anime, quindi siamo rimasti umani. Fantastico. Ok, allora ci facciamo solo i livellini. Tre livelli. Tre livelli, forza, resistenza e vita. Ok. Va bene. Niente, ragazzi, allora salutiamoci qua, che come primo episodio diciamo che va bene. E ritorniamo là. Una volta acceso il falò di là, proseguiamo. Avrei preferito uccidere quei due e finire lì. Però tanto ci mettiamo un attimo. In più ci facciamo un altro po' di animelle, perché all'inizio ci dobbiamo potenziare. Perché qua non è come Bloodborne, ripeto, cioè è molto più difficile. Si muore subito, avete visto. Basta o niente. Comunque, ragazzi, un saluto a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio con Kratos in Dark Souls Remastered.